Amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi. Oggi è tornato Mauro Scardovelli. Ciao Mauro. Ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao. Mauro, tu hai promosso un importante incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Sacrofano, dove hai invitato e messo insieme tante personalità che da tempo si battono contro la dittatura in atto. Cosa ne è venuto fuori? Ed è venuto fuori che siamo riusciti a creare una tendenza all'unità di queste persone, cioè diciamo che hanno compreso e hanno cominciato ad attuare il principio dell'integrazione tra di loro e anziché ciascuno per conto suo, come piuttosto gli intellettuali hanno sempre tentato a fare, insomma. Un grosso problema non è solo che c'è una disgregazione sociale, ma questa disgregazione sociale e questa disgregazione si estende anche al mondo delle persone più colte, degli esperti di economia, di finanza, di giuristi e così via. Allora lì a Sacrofano abbiamo fatto un intervento fondamentalmente mettendo al primo posto i principi spirituali, cioè il diritto, l'economia, la finanza, la politica, tutti devono esprimersi, devono andare incontro ai principi spirituali che sono previsti in Costituzione. E questo naturalmente comporta che finito Sacrofano, questa squadra che si è formata continuerà a lavorare insieme e non sarà più che ognuno va per conto suo. Quindi faremo video. Abbiamo già fatto, li rielaboreremo in modo che i nostri ascoltatori possano avere contezza del fatto che finalmente gli intellettuali si sono uniti in una squadra che si sta formando sempre meglio, in modo da diventare un punto di riferimento per tante persone che oggi sono confuse, pur essendo contro questo sistema. Però non hanno un luogo in cui guardare per trovare un faro, un punto di convergenza. Ecco, questo a mio avviso è iniziato, quindi non è un convegno qualsiasi, come ho cercato di dire varie volte, è un convegno storico. Se questo poi veramente produce risultati che attualmente sembrano assai promettenti, ce lo ricorderemo in futuro, che è stata una svolta. Per la prima volta è accaduto che un gruppo di intellettuali, così come hanno fatto i costituenti, si sono riuniti e hanno, nonostante alcune differenze tra di loro, hanno cercato di unire le forze e lo stanno facendo tuttora. Ecco, questa è la sintesi che ti posso Ecco, dare. come, in quali atti si traduce questa rinnovata solidarietà fra persone diverse? Si costituisce un comitato permanente? Qual è Sì. stata la sintesi finale? La sintesi finale è questa, che questo gruppo di persone, questa squadra, possiamo chiamarla squadra di Sacrofano, ma non l'abbiamo ancora nominata, così comunque volendo dare il nome, è la squadra che si è formata a Sacrofano, si presenterà poi alle diverse TV, come la tua, come BioBlu, eccetera, portando dei contributi che sono contributi di tutto il gruppo, cioè in cui un gruppo di persone si riconosce. E quindi diventeranno un punto di riferimento per chi, ripeto, è confuso e per il momento vede solo o quasi esclusivamente voci diverse e quindi non è in grado di fare la sintesi. Senti Mauro, nel corso dei lavori è venuto fuori qualche proposta particolare, dettagliata? Vuoi riportare magari l'analisi di qualcuno dei tuoi relatori che ha fatto qualche proposta che ti è parsa particolarmente incisiva? Quella di allora. Lì c'erano fondamentalmente la proposta più importante, quella che segue il nostro pensiero, che condividiamo con te, insomma, voglio dire, Ancora Italia e UNIALEF sono uniti da tempo nella formazione. E la cosa più importante è accettare, accogliere che appunto, il lavoro interiore, il lavoro spirituale, è la premessa per una democrazia effettiva, che quindi lavoro c'è da una parte, il lavoro interiore, che è un lavoro individuale a ogni gruppo, dall'altra c'è il ripristino della democrazia costituzionale. Questa è stata una cosa che noi facciamo da tanto tempo, ne parliamo da tanto tempo, però è la prima volta che degli intellettuali la riconoscono tutti e quindi si uniscono in questo. La seconda è, per esempio,
le proposte degli economisti come Galloni di trasformare completamente l'economia da un'economia maschile a un'economia femminile, in cui appunto la moneta non potrà essere più una moneta a debito, ma dovrà essere una moneta non a debito. Quindi non una moneta di Satana, ma una moneta che fa crescere l'economia, che dà lavoro, che consente di ripristinare il territorio, cioè fare tutte le cose che noi sappiamo fare. E quindi nella proposta di Galloni c'è l'idea che la mancanza di moneta non può mai essere la causa del fatto che noi non sappiamo, che noi ci impoveriamo. La moneta si fa con un clic al computer, ormai queste cose le sappiamo. E quello che è importante fare è che la ricchezza di una nazione è nel lavoro, nella capacità del suo popolo, nella creazione, sono tutte attività che sono attività tipiche dello spirito, cioè un'attività al servizio degli altri, questo fa ancora stufa, è un'economia femminile o un'economia della felicità, un'economia umanistica, ecco. E Senti, questo prego, direi, ecco. prego Mauro, no, lo concludi pure. Sì, no, direi che poi, non so, anche l'idea di Cosimo Massaro è che è intervenuto, ha parlato del tipo di intelligenza che oggi è dominante nelle classi dominanti, è un modo giusto di definirla, perché sono intelligenti queste classi dominanti, non sono stupide, è intelligenza cancerogena, cioè un'intelligenza che distrugge il corpo sociale da cui proviene. Quindi sono stati parecchi spunti, spunti che non verranno buttati via, ma verranno valorizzati in questo mese da parte nostra, dando a te, a BioBlu, a Radio, insomma a tutti voi, la possibilità di diffonderli il più possibile, perché intorno a questo denominatore comune possiamo creare una proposta di governo costituzionale, che oltretutto ancora in Italia è già conosciuta, è ben nota, insomma. Senti Mauro, tu da molto tempo ti spendi per cercare di mettere insieme forze, movimenti che non riescono però quasi mai poi a fare fronte comune per reagire di fronte a quella che oramai è una dittatura conclamata, c'è poco da girarci intorno. Ecco, secondo te qual è il problema principale che tu hai riscontrato in questi mesi, anni di infaticabile lavoro per cercare di tenere insieme persone che hanno maturato la stessa idea delle cose, però poi alla fine non riescono mai a combattere insieme. L'idea è che il narcisismo delle persone ormai di tutti che pensano più ai fatti loro che alla comunità. Questo, il narcisismo è stato pompato dagli neoliberisti che fanno leva su questa purtroppo cattiva propensione umana all'individualismo, propensione che non esiste nell'essere umano così come nell'essere umano aristotelico, nell'essere umano cristiano, ovviamente non c'è, è l'opposto, la natura umana è una natura cooperativa, è una natura donativa. Però i neoliberisti hanno puntato per rafforzare i tratti meno nobili degli esseri umani e ci sono riusciti benissimo. Quindi tutti noi, ma anche tutti noi, siamo affetti da questa malattia che è la disgregazione interiore, che poi diventa disgregazione esterna. Questo è un punto che abbiamo riconosciuto tutti nel convegno. Ecco. Senti Mauro, tu sei anche un giurista e si moltiplicano gli assalti contro il nostro impianto costituzionale. Ora si parla anche di Super Green Pass, cioè vogliono costringere i non vaccinati a vivere dentro di fatto un modello che prevede per loro gli arresti domiciliari senza avere commesso dei reati. Hai l'impressione che stia aumentando il livello di violenza, cioè che possa prendere Sì. No. una piega sconosciuta, cioè ad oggi imprevista questo clima di follia, di isterismo? Che stia aumentando non ci sono dubbi. I progetti dei neoliberisti, che non sono manco tanto oscuri, sono in questa direzione. Però molto dipende anche da noi. Cioè noi, il popolo dei resistenti, se uniamo le forze possiamo avere qualche chance di fermarli. Se non lo facciamo, va bene, finiremo nella dittatura ancora più conclamata di adesso, perché alcune persone non potranno uscire di casa. Questo
ma poi gli altri si accorgeranno che anche se usciranno di casa, però saranno lo stesso una dittatura, perché probabilmente in futuro il denaro liquido non ci sarà più, ci saranno, come in Cina, il modello cinese, in cui le persone sono controllate in ogni aspetto della loro vita. Quindi il futuro che ci aspetta, se non resistiamo, se non facciamo tutto il possibile adesso per unire le forze, è quello che sappiamo, insomma, che tu sai benissimo, che non vorrei ripetere. La cosa però che è nuova, questa sì, è che possiamo farcela, se siamo fortunati, se Dio ci assiste, se riusciamo a portare avanti il progetto di unificare le forze. Per questo ti dico anche, in questi due prossimi seminari noi abbiamo possibilità di accogliere più persone che di Ancora Italia e siamo ben felici di farlo, ma praticamente con semplice iscrizione alla nostra associazione. Lo dico adesso perché più tempo lasciamo passare, peggio è, bisogna che la formazione si faccia subito, adesso, non dobbiamo aspettare e quindi possono sia farlo in presenza, venire da noi praticamente senza costo. Ma possono farlo anche in differita, il solito sistema. Lo dico, insisto, perché non è che ci guadagno io, ma è che me frega, a me non mi viene niente, cosa, non sono le cose. Come sai, io non lavoro per accumulare soldi, perché l'unica cosa che so fare è disperderli, ma sono interessato a acquisire una, così fare in modo che le persone si muovano verso quello che noi chiamiamo la nuova umanità, cioè l'umanità. Come sai benissimo anche tu, quell'umanità di cui parli tu, l'umanità che è aperta dal mondo del Cristo, insomma, l'umanità fondata sull'amore anziché sulla competizione. Mauro, i tuoi appelli alle altre forze politiche in alcuni casi hanno fatto breccia, in altri invece sono stati respinti al mittente. Stai continuando tu a parlare con leader di partiti, grandi o piccoli, per cercare insomma di convincerli? Ecco, che riscontri hai? Ci puoi aggiornare su questo? Nella Sacrofana abbiamo avuto alcune persone di altri movimenti, partiti diversi, che hanno dato loro assenso e quindi ci sentiremo ancora e vedremo di creare una confederazione, fare qualcosa per cui, indipendentemente dalle diverse identità, però ci si metta d'accordo su un comune denominatore. Un comune denominatore che noi abbiamo individuato nella piena attuazione integrale della Costituzione italiana, che è un testo sacro, che è un testo che si basa sui principi cristiani, sui principi delle grandi tradizioni spirituali. Ecco, questo credo che si possa fare. Ho parlato con alcuni di loro, poi se poi ne parliamo Ecco, c'è assieme. qualcuno invece che proprio non vuole rispondere al tuo appello. No, ma con questi non riesco manco a parlare, cioè non interloquisco, però non è perché non voglia, ma penso che fra un pochino questo movimento si estenderà perché le persone di buona volontà ci sono in molte formazioni politiche e bisogna riuscire pian pianino ad attrarli a sé in un progetto che sia un vero progetto rivoluzionario, rivoluzionario in senso vero, cioè rivoluzionare questo sistema, cioè riportare in vigore la nostra Costituzione. Che, come dico, è la vera rivoluzione compiuta. Infatti parliamo di rivoluzione costituzionale, cioè riedizione, rimessa in vigore della Costituzione che è stata calpestata, violata, violentata da questi personaggi così malvagi. Malvagi perché preda delle tenebre, ecco, preda delle tenebre. Senti Mauro, tu punti spesso pure sulla risposta spirituale come scudo principale per resistere in questi tempi di manipolazione, di utilizzo della paura come strumento di governo. Puoi aiutare chi ci ascolta a capire perché il dato spirituale è quello oggi prevalente? Ma perché se noi osserviamo con distacco quello che sta succedendo nel mondo, possiamo osservare che il mondo non è dominato dalle forze della luce, non è dominato da chi ricerca il bene, ma da chi cerca invece il male degli altri, cioè il peggio possibile. Quindi sono persone distruttive che sono in mano, cioè che sono influenzate o occupate totalmente dai demoni, perché solo il diavolo può volere un mondo così infame in cui non c'è più posto per nessuno, per i bambini, per le donne, per i lavoratori, per
ma solo un continuo peggioramento della situazione per il loro tornaconto, che è quello qua, distruttivo. Come dice Galloni nell'ultimo suo libro, di cui sto facendo la prefazione, anche lui dice: le forze di oggi che si contrappongono sono a livello spirituale, cioè le forze neoliberiste stanno cercando la distruzione del genere umano, la morte, la fine di tutto. Quindi non si può vedere in esse il bene, vede in bene il bene in esse chi è completamente ottenebrato dalla propaganda che è totalmente dominata da loro, la propaganda dei mass media. Oppure che sono ignoranti, completamente deficienti, ma insomma non è possibile vedere il bene dove non c'è, ecco, sono di buon senso, ce la fa. Senti, tu hai citato Nino Galloni, che insomma, è Sì. una persona anche lui da anni che lavora per imporre un modello di economia differente. Hai l'impressione che il fatto che la gente sia stata prima impoverita sul piano materiale le abbia resi più deboli oggi e più suggestionabili dalla paura immateriale, spirituale, ecco, dall'attacco, come dire, più ampio all'essenza dell'uomo che stanno portando avanti con l'introduzione di strumenti come il Green Pass, come il QR code che iniziano a fondere l'uomo con le macchine. Ecco, cioè, tu ci vedi un processo dentro tutta questa Sì, narrativa? cioè, come dice Guzzi, o c'è un progetto o è ancora peggio, perché vuol dire che allora il mondo è proprio impazzito. Se noi pensiamo che accade questo senza che ci sia un progetto, dobbiamo immaginare un'umanità completamente pazzita, completamente stupida. Ma non è così. C'è una parte dell'umanità che ha un progetto molto chiaro, quello di opprimere i popoli del mondo, e che Galloni giustamente definisce un progetto che ha origini naziste, proprio quello. Poi oggi non lo si chiama più nazismo, si chiama evoluzionismo. Ecco, lo si chiama la nuova visione evolutiva dell'uomo. Ma quell'uomo che esce fuori da questa evoluzione è l'uomo nazista. Certo, è più facile parlare di evoluzionismo anziché di nazismo, ma la cosa è la stessa. Quindi, poi volevo dire. Gli economisti lì ce ne sono stati diversi, c'è stato Grossi, Picalizzi e Cosimo Massaro, che tutti si spendevano nella stessa direzione. Ci sono stati anche altri che sono anche esperti in quel settore, come, vabbè, adesso non mi viene il nome. Comunque, non era un gruppo di persone, diciamo, solo specializzate. Magari c'è chi è specializzato in campo giuridico, però ha un'ottima visione economica, come Marco Mori, che conosce benissimo l'economia, conosce l'economia costituzionale, conosce bene cosa dicono i trattati europei. Insomma, abbiamo avuto quindi una squadra di persone veramente valide. Bene, quali sono i prossimi appuntamenti, Mauro? Prossimi appuntamenti, guarda, ci vedremo con tutti loro. A piccoli gruppi prima e poi faremo un secondo sacrofano che sarà, non partirà più come adesso, praticamente quasi da zero, perché non si è riusciti a vederci prima, ma sarà un incontro per fare un lavoro più avanzato, poter essere ancora più uniti e individuare con molta precisione una strategia precisa per cui possiamo portare finalmente il paese nostro ad avere un governo costituzionale, cioè un governo che risponda ai principi della nostra Costituzione. È un'impresa difficilissima, però è possibile. Grazie a Mauro Scardovelli per essere stato con noi. Bene, Grazie Francesco, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie. cari amici di Visione TV, si conclude qui questo nostro nuovo appuntamento. Vi ricordo che Visione TV ha bisogno di voi, del vostro sostegno. Questi sono i dati per effettuare un bonifico in nostro favore. Potete anche abbonarvi, sostenerci mensilmente andando sul nostro sito www.visionetv.it. Grazie a tutti voi, una buona giornata.